Cari amici del Sam Channel, cari amici di Vera Sport, eccoci di nuovo qui anche oggi al campo Europa. Continua la settimana in vista della partita di sabato e continua la squadra a prepararsi per questo importante incontro. Come abbiamo detto, siamo qui al campo Europa. Rispetto a ieri non c'è il sole, fa decisamente più freddo. La squadra alle mie spalle ha appena iniziato l'allenamento, allora andiamo a seguirlo. 12, grande, quasi, avanti, uno, due, correggiamo, quattro, calma, cinque, sì. L'eccellenza è parte del primo non sei qui come testa di titolare, come Europa, se siamo stati di Vincenzo, che ha fatto davvero bene e continua a far bene l'ex giocatore della Sandra di Polizia che quest'anno è uno dei migliori portieri della Lega Pro, seconda divisione, tra le università dell'Aprilia. Una delle squadre di rivelazione del campionato di seconda divisione. Per il Vincenzo Pericolo abbiamo anche la convocazione con la nazionale di Lega Pro. Quest'anno da centrare Pignerelli che è ovviamente lo stesso anno, cioè Tommaso Barbetta. Vedete in loro fianco anche i portieri della formazione Vieri e dei giovanissimi che portano il riscaldamento
a fianco ai colleghi un po' più grandi, anche per imparare magari qualcosa. Allora, continuiamo a vedere le indicazioni di Mister Palladino sui movimenti dei giocatori in partita. Vedete, si parte dalla difesa e dal possessore palla, che deve partire per i difensori. Sono basati parte sempre via, quasi mai con branci lunghi per il portiere. Ecco Gibo, che in questa prima parte di stagione dell'Atalanta si è diviso tra la Primavera e la Berretti. Si trova in una formazione Berretti dell'Atalanta, spesso chiamata anche a giocare con la Primavera. Buonasera amici tifosi della Samb, siamo qui presso il campo rosa di San Benedetto, agli allenamenti della San Benedetto di calcio, e sono la presenza di alcuni tifosi della Samb che spesso vengono qui a seguire gli allenamenti dei ragazzi di Mister Palladino. Mariano, vieni spesso a seguire gli allenamenti? Quasi sempre. E come vedi questa Samb di quest'anno e la Samb in vista di sabato, cioè l'importante match con la Mitornina al piano calcio di terra? Allora, la Samba quest'anno lavora ormai è una squadra quadrata e il domenica è sabato a Teramo, speriamo che fai colpazzo per i tre punti che la Mitornina sarà presa qua. Sì, infatti ricordiamo che la Mitornina all'estate di San Benedetto è andata e spugnò il Viviera ottenendo i tre punti. Andiamo adesso avanti, abbiamo Tino. Tino, secondo te qual è la caratteristica più importante che la Samba deve mettere in campo sabato? La Samba è la consapevolezza di essere una squadra che è stata il risultato di tutte le 4-5 partite l'anno di pescato. Credo che il pallavolo ce l'abbia in valore di tutto e credo che il giocatore non di categoria si parla rispetto a questa faccia adesso. Adesso che Dio lo so. Quindi con questa consapevolezza credo che non ti sfuggirà il tuo aspetto importante, come diceva ieri Alex Marini, è quello di pensare semplicemente alla Mitornina e non pensare, non avere in testa il match importante che ci sarà poi il match casalingo contro il San Cesario. Ma certo, questo si giocherà partita su partita e poi il San Cesario è sempre partita che tornerà a fare un pescatore, quindi lo sarà un ruolo serale, per cui sono un secondo te, come dovresti un'eventuale scelta del mister Palladini di mettere Santoni al posto di Shiba Santa? Ma come lui dice oggi sul giocare, Shiba è un odore di San Rispoletti, per cui per la sua mediazione sarebbe solo attaccato. Non lo stanno già pensando, lo sta facendo, e poi per San Cesario, in una falsa fisica, si può comprendere se il primo fuori non è partito. Il giocatore Cesario deve cambiare la rosa ampia, per cui fa bene fare questo periodo. Certo, Gianni, cosa ti piace della Samba di quest'anno? La cosa che ti colpisce di questa squadra? Mi colpisce che è una bella squadra, già completa, che abbiamo molta speranza per il futuro. Quindi, proprio un'eventuale vittoria del campionato della Samba? Per me è sicuro, per tutti. Io spero per ogni cosa che sono pronto, non tanto. Il giocatore preferito di questa Samba che ti appassiona come persona, come caratteristiche tecniche? Mi piacerebbe il suo vestito, che trasforma tutta la squadra con la sua forza e anche come sempre. Passiamo ora alla linea Stefano Bruni per vedere come si svolge l'allenamento in vista del match di sabato contro la Mitornina. Ricordiamo che la prevendita è aperta fino a domani alle ore 19. Sapremo come la storia anche il giorno del nuovo sarà attaccante Mudimbi. Già al segno diverse volte con le Linares di Mister Confortino questo campionato. Quindi dunque un altro giovane che si affaccia in prima squadra.
continua invece l'allenamento a passo di Isotti, e Guglielmo Isotti, che è un attaccante classe 92, scorso anno era Renato Curgo, siamo all'inizio del campionato con il Foggia, che aveva tessera di dopo, che scorso anno fece davvero bene con la Renato Curiangolari, e proprio di Città Sant'Angelo. Purtroppo però fortuna al ginocchio per essere attrezzato, la situazione completa con il club pugliese, la Sand sta recuperando, anche se insomma sono passati poco più di 3 mesi dalla separazione, ancora a diversi giorni di lavoro differenziato. Anche Scartacci è tornato dalla squalifica, domenica per lui la liberazione, poter tornare a giocare dopo di fatto più di un mese, poco più di un mese. Non aveva parteggiato come altri giocatori della Cadese, proprio per i fatti riferenti al suo tesseramento, tempi della Cadese, fino al 2009-2010, c'erano state delle irregolarità nel tesseramento di Scartacci da parte del club portinaio, alcuni giocatori, tra cui c'è anche Magliorano, ex Ancona, sono anche state patteggiate, scontando delle pene irrisorie, una o due giornate di squalifica in campionato. Scartacci è totalmente convinto della sua buona fede, ha dovuto affrontare tutti gol di giudizio, alla fine si è ritrovato con Milano praticamente più di un mese di stop, di squalifica, che lui all'inizio di moralizzata e poi è tornato più carico di prima. Adesso per Marini continua questo esercizio da parte la prima squadra, si gira la palla, si cercano le punte adesso. Ieri, all'altro ieri, abbiamo sottolineato come il sole baciasse la riviera delle palme. Oggi il clima è decisamente invernale, sia per quanto riguarda la temperatura che il grigiore. Avversario della Sandra, la Miternino, c'è un ex che è Pasquale Berardi, tra poco lo sentiremo, abbiamo intervistato telefonicamente lui, che ha trascorso pochi mesi con la Sandra, è stato davvero sfortunato perché era partito bene, ha segnato anche due gol, e poi alla fine un gol in fortuna al ginocchio. Ritorno al Bari, è un prestito della formazione pugliese, tra l'altro una carriera quella di Berardi davvero segnata purtroppo da tanti infortuni, un giocatore che avrebbe potuto cercare sicuramente partecipazioni più importanti. Adesso insomma è un pianto stabile in Serie D, Luca Canistro, questa nuova amica Ammino. Davvero una cosa sfortunata fermare da questi guai fisici. Ma
domani mattina la rifinitura è un allenamento breve in cui generalmente è l'istaro per svolgere una partitella. Partitella appunto per provare la formazione in vista della comunità e a seguire riprenderemo tutta la conferenza stampa che il mister Palladini andava a settare con i giornalisti con la stampa locale come di consuetudine generalmente è di sabato ma necessariamente di venerdì. Non c'è la processo d'Italia, altro prodotto della Vivaglia, della Sandra, l'altro era suo padre, ex SB, allenatore, stanno a Salerone, dove giocano tre ex Sand come Remingo, come Zazzetta, come Tidiano e il giro dell'anno scorso per la parte del gruppo SB. Mentre alle mie spalle continua l'allenamento della prima squadra sempre qui al Campo Europa, noi vi proponiamo in esclusiva l'intervista telefonica rilasciata a Sam Channel da Pasquale Berardi, l'ex Sam che adesso gioca con la Miternina e che proprio sabato ci affronterà nella gara del piano d'accio. Sentiamolo. Allora, buongiorno, dal Sam Channel abbiamo al telefono con noi Pasquale Berardi. Buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Centrocampista della Miternina, è uno degli ex, fra l'altro, della gara, l'altro è Onesti, che adesso milita nelle fila rossoblu e che scenderà in campo, speriamo, glielo auguriamo per lui, nella gara di sabato prossimo al piano d'accio di Teramo contro la San Benedettese, appunto. Allora, Pasquale, iniziamo subito con l'intervista, ti rubiamo solo due minuti. Torni in campo, diciamo, contro una tua ex squadra, la Samb. Che ti aspetti da questa gara e cosa si aspetta la Miternina? Ma sappiamo benissimo che affrontiamo, penso, una squadra più titolata, il girone, anche perché, insomma, io conosco l'ambiente, conosco la tifoseria. Insomma, 6 mesi, per come la vedo io, 6 mesi vissuti in maniera splendida. Io quei 6 mesi con la San Benedettese non li dimenticherò mai, soprattutto come tutti ricordano per la vicenda Soldini. Insomma, in quei 6 mesi la gente c'è stata vicina, non ho mai visto un attaccamento, un amore verso una squadra come l'ho visto da parte di questa San Benedettese, quindi io ho ricordi di San Benedetto splendidi che mi porterò per sempre nel mio cuore, perché quello che hanno fatto i tifosi San Benedettese in questi mesi è stato qualcosa di grandioso, e penso che noi in campo l'abbiamo ripagato con una salvezza di poco straordinaria. Chiaramente ora la situazione è cambiata, siamo entrambi in interregionale, noi sappiamo che andiamo a affrontare una grandissima squadra, però la affrontiamo, la vedo sempre, queste partite vanno affrontate con molta serenità, perché chiaramente noi siamo una matricola. Se dovessimo fare risultato con la San Benedettese chiaramente sarebbe un ottimo risultato, quindi partiamo senza l'assillo di dover fare i punti. Se dovessimo perdere saremmo una di quelle squadre, per come la vedo io, che hanno perso contro la San Benedettese come hanno perso tanti altri, quindi è una gara per noi spensierata. Invece la vede diversamente la San Benedettese, che chiaramente sono a vincere, visto che poi domenica prossima hanno lo scontro diretto in casa e quindi devono assolutamente fare punti. Certo, a proposito del tuo ricordo, diciamo, nella stagione quella, diciamo, disastrata, che per fortuna si concluse con la salvezza, ricordiamo tra l'altro una tua rete contro la Fermana nel derby e poi subisti un infortunio che, diciamo, che condizionò la tua permanenza qua, la tua esperienza qua a San Benedetto. Pensi che quell'infortunio abbia in qualche modo anche condizionato il proseguo della tua carriera? Ma secondo me quello è stato un crucivia importante negativamente, insomma, per quanto riguarda la mia carriera da calciatore. Ero venuto a San Benedetto, insomma, dopo aver vissuto 6 mesi a Bari, dove comunque avevo giocato in Serie B, sono stato convocato con l'Under 21 e chiaramente ero venuto per rilanciarmi in una grandissima piazza.
purtroppo l'infortunio mi ha tagliato le gambe, dopo sono dovuto ricominciare, ho dovuto ricominciare da zero e quindi è stato difficile. Poi le evoluzioni calcistiche hanno compromesso il tutto, e chiaramente dopo è subentrata la regola dei giovani e tutte le vicissitudini che voi conoscete, certo. E quindi è diventato difficile rientrare nel giro. Certo, certo. Comunque tornando al presente, tu hai affrontato la Samp, diciamo, sia la scorsa stagione con la maglia del Luco Canistro che quest'anno nella gara d'andata, che tra l'altro la Miternina ci ha messo in forte difficoltà, nonostante la tua, penso, squalifica. Sì, no, io all'andata ero più che altro infortunato. Sì, esatto, quindi... ecco. Comunque immagino che insomma avrai visto la gara. E secondo te le differenze nella rosa a disposizione di Palladini fra la scorsa stagione e questa, pensi che quest'anno possa essere l'anno buono per la San Benedettese? Ma io l'ho detto, secondo me la San Benedettese quest'anno è la candidata numero uno alla vittoria del campionato. A differenza degli anni passati, insomma, vedo una squadra più quadrata, una squadra che concede poco e soprattutto penso che la forza della San Benedettese sia Napolano, che chiaramente lì davanti ti fa la differenza. Quindi sono convinto che se loro dovessero continuare su questi ritmi, tra 4-5 partite, insomma, potrebbero incominciare a volare per la ben sperata, insomma, per il ben sperato ritorno in Lega Pro, che penso e auguro a tutti i tifosi della San Benedettese di poter conquistare al più presto. All'andata abbiamo un'ottima partita, però soprattutto le prime giornate sono sempre difficili per le squadre che puntano a vincere, perché chiaramente devono organizzarsi, si conoscono poco e penso che in quel momento abbiamo trovato la San Benedettese in un momento di appannamento e di difficoltà. Oggi, cioè dopodomani, sicuramente incontriamo una squadra completamente diversa sotto tutti i punti di vista, sia fisico che psicologico, quindi ci aspetta una partita veramente difficile e complicata. A proposito poi del cammino invece della tua squadra, della Miternina, e durante la sessione di mercato di dicembre, diciamo che di gennaio ha subito insomma dei cambiamenti e dei movimenti importanti. E avete avuto un ottimo inizio, un discreto inizio e un novembre favoloso, dove avete battuto anche le big come Ancona, Agnonese, un pareggio con la Maceratese, poi invece un dicembre nero con 4 sconfitte su 4 gare disputate. Come ti spieghi, diciamo, questa alternanza di risultati e come vi presentate, diciamo, alla prossima sfida di sabato? Ma l'alternanza di risultati è dovuta soprattutto a un cambiamento generazionale, insomma, della rosa della squadra. Chiaramente la squadra è partita con 20 giocatori, 22 giocatori, chiaramente man mano che siamo arrivati a dicembre ci siamo ridotti quasi a 8-9 giocatori, ci siamo allenati veramente con pochissimi giocatori e quindi abbiamo avuto tantissime difficoltà, poi abbiamo comunque tra virgolette tirato la carretta in pochissimi e quindi secondo me abbiamo avuto un grossissimo calo fisiologico e questo ci ha penalizzato tantissimo. Ora chiaramente veniamo dopo 5 sconfitte siamo riusciti a fare una vittoria domenica, chiaramente siamo un po' più tranquilli, un po' più sereni, però sappiamo benissimo che il cammino per la salvezza è lungo, ci saranno veramente tantissimi ostacoli. Va bene, guarda, ti ringrazio Pasquale per la tua disponibilità, un in bocca al lupo per il proseguo della tua carriera del campionato della Miternina e ci vediamo sabato. Ok, in bocca al lupo anche a voi, grazie mille. Crepi, ciao, grazie. E siamo in compagnia del direttore generale della Samp, Giulio Spadoni. Giulio, domenica la partita con il San Nicolò, dicevamo nelle precedenti puntate, si è vista una Samp abbastanza cinica, una Samp comunque ha tirato fuori il carattere e ha sfruttato subito l'occasione per riaddrizzare la partita. Abbiamo forse sottolineato come magari l'anno scorso una partita del genere avremmo sofferto sicuramente di più. Sì, beh, sicuramente anche come ha detto qualcuno, questa squadra sta dimostrando di avere una mentalità vincente, che secondo me poi si riassume in una cosa tutto sommato semplice, cioè quella di prepararsi bene in tutti gli allenamenti, affrontare qualsiasi partita, sia che si affronta l'ultima in classifica, sia che si affronta la prima, con la massima determinazione, perché nel calcio il calcio ci insegna da sempre che non c'è nulla di facile e di scontato. Poi è chiaro che se tu riesci a mettere in campo determinazione, grinta, personalità, carattere,
i valori poi alla lunga vengono fuori. Quanta determinazione serve in una partita come quella di sabato con la Miternina, una squadra che ha passato un momento di crisi con, se non erro, 4 sconfitte consecutive, però domenica ha vinto su un campo ostico e insomma, diciamo, ha risistemato la squadra dopo 3 partenze importanti. Adesso insomma affronta la Samb, secondo te che gara sarà? Beh, vale il principio che ho detto qualche secondo fa, cioè sicuramente magari sulla carta una squadra che ha indubbiamente meno valori di noi, però noi la dobbiamo affrontare con grandissima determinazione, perché poi abbiamo visto all'andata che è venuta qui a Riviera e ha vinto tutto sommato anche non rubando nulla. È una squadra che ha fisicità, che è molto brava nelle ripartenze, perciò dovremo attaccarla per cercare di fare gol, ma anche con una certa attenzione a non subire il loro contropiede, che è un'arma micidiale. Hanno vinto ad Ancona, hanno vinto una partita domenica a Recanati in inferiorità numerica segnando un gol con una ripartenza perfetta, perciò una gara da affrontare con tutte le giuste attenzioni. Poi ripeto, se noi siamo quelli che siamo, probabilmente, anzi indubbiamente, abbiamo più valori di loro, però bisogna sempre dimostrarlo in campo. Ecco, la Samb che ha nelle sue file adesso anche un giocatore come Luigi Gibo, un giovane che viene da un settore giovanile importante come quello dell'Atalanta, che cosa vi aspettate da questo giocatore? Beh, per quello che abbiamo visto nei primi allenamenti e quello che avevamo visto magari in qualche immagine, DVD e nelle relazioni di cui dobbiamo tener conto anche dello staff dell'Atalanta, è un ragazzo che sicuramente ha una base di partenza molto valida, un giocatore che è fisicamente strutturato, a corsa, a piede, sicuramente è un ragazzo di 18 anni, deve crescere, questa è anche la sua prima esperienza in una squadra, una prima squadra. Noi ci aspettiamo che lui possa fare bene, non dobbiamo dargli, come ho detto domenica, eccessive responsabilità, perché è un ragazzo di 18 anni, però viene da una scuola importantissima, forse la più importante a livello giovanile. Ci aspettiamo che come under possa dare un contributo importante. Oltre insomma a Gibo c'è anche Isotti, che si sta allenando con la prima squadra, è reduce da un brutto infortunio, ma in prospettiva, insomma, una volta recuperato, può essere un giocatore utile per questa Samb? Beh, se lui sta qui è perché i nostri obiettivi sono questi. È chiaro che è un ragazzo che oggi non è utilizzabile, deve fare un percorso di allenamento, di rieducazione. Speriamo nel giro di un mese e mezzo di averlo a disposizione, perciò per la parte finale del campionato potrà dare il suo contributo. Era un obiettivo già nella scorsa estate, poi per vari motivi non è arrivato a vestire la nostra maglia. Un ragazzo che ha 20 anni, lo scorso anno ha fatto 8-9 gol in Serie D, sicuramente è un'operazione proiettata al futuro che però potrà dare qualcosa di importante anche in questa stagione. San Cesario, Maceratese, Ancona, Termoli, Spadoni, chi teme di più? Ma sinceramente il San Cesario ha fatto 42 punti, perciò di questo questa cosa va tenuta in considerazione e gli va dato anche merito, perché sono tantissimi fino ad oggi, no? Io penso che tutte queste squadre possano avere la possibilità di vincere il campionato. Non considererei tagliata fuori l'Ancona, perché anzi l'Ancona, ecco, viene da 2 vittorie, da un ribaltone a livello tecnico, da tanti cambi anche nell'organico. Sicuramente ci credono, anche perché in un campionato combattuto c'è possibilità per tutti di recuperare. Ha probabilmente meno margine d'errore, perché il distacco di 8 punti dalla vetta non è pochissimo, però io penso che tutte queste squadre ce la possono fare. Molto dipenderà anche dal contesto delle società, dalla tranquillità che le società riusciranno a dare allo staff tecnico e ai vari calciatori. In questo momento le metto nell'ordine che la classifica ci indica, perché chiaramente chi ha fatto più punti ha più meriti, chi ne ha fatti un po' di meno ha qualche merito in meno, però tutte quante queste squadre hanno la potenzialità di giocarsela fino alla fine. Molti giornalisti hanno parlato in questa settimana di un gennaio fondamentale per questo campionato, perché ci sono diversi scontri diretti, la Samba al San Cesario, lo stesso San Cesario questa domenica affronta il Termoli. È così? È un gennaio fondamentale? Ma sicuramente sarà molto importante, perché poi gli scontri diretti, queste sono le gare di ritorno, non ci sarà appello, no? Non ce ne sarà sicuramente un altro. E ripeto, è un campionato dove si può perdere punti con tutti, però è chiaro che gli scontri diretti daranno un segnale. Poi insomma adesso mancano 16 partite, a fine gennaio ne mancheranno, se non ho contato male, 13, perciò anche le opportunità si vanno assottigliando. È chiaro che piano piano la classifica prenderà una fisionomia, anche se io credo che ci sarà poco di decisivo, nel senso che il campionato sarà combattuto ancora per molti mesi.
Questa esperienza alla San Benedettese che cosa sta lasciando a Giulio Spadoni, all'uomo Spadoni? Tantissimo, perché comunque una delle, cioè voglio dire, alla fine lavorare nel calcio è una cosa bella perché è quello che faccio da tanti anni e che fa piacere, però lavorare nella squadra della tua città, squadra per cui fai il tifo, quando io non ero dirigente della Samp spesso stavo in tribuna e da ragazzino in curva, perciò insomma è chiaro che ti dà quel qualcosa in più. Uno cerca, in tutte le mie esperienze ho cercato di dare il massimo di quelle che sono le mie possibilità, però è normale che qui c'è qualcosa in più. Quello che ti lascia è anche il fatto che la vivi 24 ore al giorno, perché poi le cose vanno bene, magari vai in giro per strada e c'è la pacca sulla spalla, c'è l'incoraggiamento, le cose vanno male e qualcuno ti guarda storto, però questo fa parte un po' della cultura di come viene vissuto il calcio a San Benedetto e è anche bello perché comunque io penso che l'attaccamento che c'è in questa città sia unico, anche perché dopo tutte le vicende negative che ci sono state, ancora che ci sia un attaccamento, una passione, una fede come quella che c'è a San Benedetto è una cosa importante. È normale che da addetto ai lavori questa cosa ti tocca e ti fa dare quel qualcosa in più, così, legato al fatto proprio di viverla, come ti dicevo prima, 24 ore al giorno. Anche sabato quindi ci si aspetta una grande cornice di pubblico, ovviamente la maggior parte sarà di fede rossoblù. Sì, quello sicuramente. Noi abbiamo anche aderito a questa richiesta della Miternina di giocare a Teramo, anche in virtù del fatto che questo ci dava la possibilità ai nostri tifosi di fare una trasferta molto più comoda e più vicina. Ci auguriamo che, anzi siamo certi che ci sarà una cornice di pubblico importante che ci inciterà. Rinnoviamo l'appello ai tifosi di fare attenzione nei comportamenti, perché quest'anno insomma abbiamo visto sulla nostra pelle che basta poco per avere punizioni molto severe. La domenica dopo abbiamo uno scontro diretto al quale tutti vogliamo partecipare. Perciò ecco, l'appello è quello di seguire la squadra con la solita passione e magari di evitare, magari anche da parte di singoli, di poche unità, quei comportamenti che potrebbero poi portare un danno a tutti, alla squadra, alla società, ma anche a tutti i tifosi che poi vogliono vedere la squadra, soprattutto in una gara importante come quella che avremo 8 giorni dopo. Dopo aver sentito le parole del direttore generale Giulio Spadoni, per me, questo allenamento dei rossoblù, sta creando sempre più disponibilità. San Benedetto continua ad allenarsi alla Puglia, a realizzare un gol sul cross di Sciba. Ma ricordiamo che anche in occasione di questo fine settimana, tutti i sostenitori della Samp possono partecipare al nostro gioco e premi Bar Sport sul sito ufficiale della Samp Benedetto, giocando appunto la schedina con tutte le gare di questa seconda giornata di ritorno del Giovanile della Serie B. In palio, la pasticceria romana, non è buona da spendere la pasticceria romana di San Benedetto. Ma questo gioco è già tanto successo queste ultime stagioni. Ecco Marini in possesso di palla. La seconda stagione alla Samp, sembra che l'abbia rilevato dopo l'ottimo campionato alla Jesina. La Jesina è una delle colonne portanti della Jesina, allora nuovo da Mister Senucci. Sembra diventato uno dei leader di questa squadra, che scorso anno aveva sofferto in difesa di Mengo. Quest'anno è stato affiancato da Aquino, campionato in corso, quindi che è subentrato una partita proprio di San Cesare, la terza giornata. Mentre non ci sono i pochi di questa settimana, perché non capisco che
che ha lasciato la Sando dopo della pensione natalizia, si è accaduto il Piero Antonio, sempre in Serie D, il giovane Umbria Toscano, tra l'altro con lui da questa società che momento occupa insieme ai bassi della classifica. C'è anche un altro ex Sando che è Biondi, come Dindi per Gibbo, che mette in mezzo tocca in tuffo e barbetta. Il prossimo passaggio di campionato un match importante come quello tra San Cesare e Termoli. Termoli si è davvero rinforzato anche nel mercato, di gennaio, pescando Miniserie, pescando il giocatore con Borghi, prendendo Mandorino dalla Civita Novese. Un Termoli che però, nonostante questi aver inserito la squadra, non è incappato nella sconfitta per la Martorium Verona, per sorpresa. E soprattutto nella sconfitta nel recupero, disputato il 30 dicembre contro San Nicolò, con la persa per 1-0 per il Molise, invece sei ragazzo. Domenica non ha potuto giocare, ma in curiosità, ragazzi, stava questione di scaldamento, arrivare delle panne con i compagni di squadra proprio prima di San Nicolò. Era una formazione isolare, nelle distinte, distribuita anche in tribuna stampa, proprio un infortunio, un problema muscolare durante il riscaldamento. Grazie per essere entrato Chicco, ragazzi, si è accomodato in tribuna. Quindi dicevamo di San Cesare e Termoli, una gara che la Sando seguirà con molta attenzione, perché comunque si sa che insomma come scontro diretto va per forza di cose a togliere dei punti a una delle due formazioni, perché insomma caso di, anche in caso di pareggio, in caso di successi della Sando, così come anche per inseguitrici, le due squadre potrebbero perdere dei punti. Sulla carta anche interessante match tra Jesina e Ancona, che però si giocherà allo Stadio Carotti senza pubblico. È sempre brutto quando lo Stadio Carotti lì, che possono presentare un ottimo tornese di pubblico come quello Travisi ancora si deve disputare porte chiuse. L'artiro dei pazzi, abbiamo già parlato ieri di Cristian Pazzi, non è andato a segno domenica. Pazzi che ha superato alla grande con caparbietà, con grinta, con determinazione, un momento particolare in questa stagione, quale non arrivava, c'è da dire che è un paradosso dire che il momento difficile, soprattutto se si pensa che Pazzi è il capocannoniere di questa squadra con 10 potenze nascite, però è andato di fatto che mi sono creato delle critiche anche nei suoi confronti. E per oggi è tutto dal campo Europa. Noi vi diamo appuntamento a domani sera, ricordandovi che domani ascolteremo conferenza stampa prepartita di Mister Palladini e vedremo anche delle immagini della rifinitura. Un saluto da Stefano Bruni e a domani sera.